Un altro passo è compiuto, l'organigramma del Catania è praticamente completo, lo sarà la settimana prossima con l'annuncio del nuovo tecnico. Intanto è stato presentato ufficialmente il direttore sportivo Nicola Salerno. Io credo che il calcio ormai abbia un dettame unico, si riparte dalla società, che la società dia continuità al proprio progetto e cercando di interpretare anche la logica per cui sono state fatte certe cose e quindi di ampliare questo progetto. Pippo Bonanno diventa il direttore dell'area tecnica. Bisogna vedere chi andrà via, ripeto, e questo sarà fondamentale per decidere gli eventuali sostituti, e invece i punti fermi rimarranno punti fermi. Gasparin, neo amministratore delegato, conferma i programmi. Quando l'allenatore rosso-azzurro viene cercato da altri club, vuol dire che la squadra ha fatto molto bene nel corso dell'anno, quindi da questo punto di vista diciamo che ci auguriamo di fare molto bene e che l'allenatore possa superare la soglia dei 12 mesi di permanenza con la nostra società. Per l'allenatore bisogna attendere di formalizzare l'addio di Montella, poi l'annuncio di Pasquale Marino, a meno di clamorose sorprese.